Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Child of Light e riprendiamo dall'ultimo punto dove ci eravamo salutati. Dovevamo entrare qui dentro questa grotta. Ovviamente io ho ricaricato il gioco e i nemici che avevo sconfitto si sono rifatti. Abbiamo subito una porta chiusa e... ma siamo dentro una vasca, è tutto chiuso. Perfetto, abbiamo il timer. Allora, qui abbiamo una corrente d'acqua. Vediamo solo quanto dura il timer. Secondo me dobbiamo sfruttare la corrente d'acqua per passare qui in questa zona al centro e poi dovremmo poter passare da questa porta aperta. Ok. Un attimo solo. Ci sbattacchia ovunque. Siamo riusciti però a prendere questa cosa qua. Via via via. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ce la facciamo? Allora no. Sì. Siamo tornati qui però giustamente è tutto chiuso, quindi dobbiamo ripetere tutto. Vai. Corrente. Siamo di qua, dobbiamo aspettare che la corrente finisca anche qui. Ah. Forse ce la facciamo adesso. No. Via, 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 via. Ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Bauletti. Qua c'è un altro scrigno a mezz'aria, diciamo, a mezz'acqua. Va bene, e adesso possiamo salire. E di qua. Ah, sì, siamo tornati di nuovo al punto di partenza, quindi questa non è una zona, diciamo, che fa andare avanti nel gioco, però era una specie di grotta segreta. Allora dobbiamo proseguire da questa parte. E lasciamo stare magari per ora quei mostri lì. Cosa abbiamo qua? Ora abbiamo un ingresso. Qua un nemico e forse... ah. E su c'è ancora qualcosa, sì. Vediamo solo se ci sono solo questi ingressi. Qui c'è un bauletto e qua... quello cos'è? Va bene. Allora, magari lasciamo stare lì il baule, lo apriremo dopo. Qua? Ah, questo è un oggetto da spostare. E... sembrano delle piccole colonne con dei numeri romani... incisi sopra, diciamo. Forse qui dobbiamo fare un giro dopo. Dobbiamo prima capire di qua che cosa dobbiamo fare. Guarda quei numeri romani in latino, li hanno lasciati. Sì, questo è un 8 se non sbaglio, per ricordarci i tempi passati. Va bene, però questo mi sa che è un altro bel enigma. Dunque, qui cosa abbiamo? Un 5. E qua che cos'è? Non è un numero romano questo. Intanto questa colonna la possiamo spostare? No. Sì, la possiamo spostare ma solo di qua. Dobbiamo andare a prendere forse le colonne che...
che sono rimaste di qua. Mi scusi, Allora. Ma dobbiamo lo possiamo buttare giù? Non so se ce lo dobbiamo portare fuori. Allora, sì. Diciamo che facciamo un combattimento durante il trasporto. Allora, eliminiamo subito questi nemici. Non mi ricordo se sono vulnerabili alla luce o ai colpi normali. Forse anche i colpi normali vanno bene. Blocchiamo anche questo, così Rubella lo supera. E facciamo una sostituzione magari con Robert, che ha un attacco multiplo dalla sua. Questo li attacca tutti e due. Ah, l'altro ci ha superato. Uno l'abbiamo interrotto. Direi di concentrarci su tutti e due questi nemici. Vai Robert, no, doppio attacco è quello che credo sia il migliore per ora. Va bene, interrotti. No, attacchiamo questo. E uno è andato. Adesso vediamo, forse ce la facciamo a superarlo. Sì, bravissimo. Vai. Recuperiamo qui i desideri con Iniculus. E con Robert un altro attacco con le frecce. Vai. Perfetto. Quanto adoro gli arcieri. Bene, altro level up. Stiamo macinando punti su punti. E lo possiamo buttare giù forse, ci serve giù. Ops. Allora. Non lo so, io li sto portando sotto. Dunque. Però ci serve forse il 5. Il 5 non era qua. Attenzione qua sopra. No, è lì. Dobbiamo salire ancora di un livello. E lo possiamo recuperare però. Via. Via di qua. Bene. No, dobbiamo farlo scendere ancora di qua. Meglio spingere che tirare. Non so, sto andando per intuizione. Credo che vada messo qua. Ah, ecco, allora dobbiamo usare i poteri di Iniculus. Quindi l'8 va qua. Il 5, no, questo è il 13, va qua. E il 5, no, 5, 5, 5. Allora, no, spostiamo. Tanto l'abbiamo già sistemato il 13. Recuperiamo un po' di potere per Iniculus. E abbiamo il 5 che va qua. Bene, abbiamo sbloccato qualcosa? Eh già. Vai, boss. Io sorveglio la porta. E se ti avvicini sei morto. Che cavolo. Ridacci prigionieri, bestione. Gli gnomi pisciani. Io quei bocconi ho fatto. Io ne vado matto. Bene, un altro orco. Ah, ma tu sei il fratello di quell'altro orco che abbiamo incontrato all'inizio del gioco?
Dunque, ah, inizia subito così. Queste che creature sono? Non mi sembrano scure. Facciamo un tentativo subito. Luce su questo. No, gioca l'orco, ok. Mettiamoci in difesa. No, è toccato subito a lui. Va bene. Bravissima. Direi di eliminare subito le iene. E proviamo a usare magari Robert. Adesso me l'attacco pioggia di frecce. E il taglio katigida, iniziamo da questo magari. Bravo, disturbiamoli tutti. Flagello, bravissimo. Non possiamo fare nulla. Allora, il prossimo è gigante. Vai con la pioggia di frecce. Poi proviamo a utilizzare magari qualche magia con il nostro mago. Avevamo sbloccato il monsone più che va ad attaccare tutti. No. Ok. Bravissimo. Ecco la pipa. Ah, il monsone ha fatto parecchi danni a quei mostri, quindi direi che questi attacchi, diciamo, su tutti i nemici sono abbastanza efficaci. No, però non siamo riusciti a bloccare l'attacco dell'orco. Ok. Allora, sostituiamo, farei entrare Rubella, che direi potrebbe curare buon Robert. Proviamoci. Robert, vai sempre con la pioggia di frecce. Perfetto, siamo riusciti a curarlo per un pelo. Ci ha rallentato però. Bravo che blocchiamo l'orco. Interrotto, vai. Aia, ci ha paralizzato. Cavolo, che botta. Aia. Allora. Perfetto, l'autocura non era male. Prima di lasciare, curiamo Robert. Si è messo male. Mettiamo questo, sono tutti e tre abbastanza veloci. Perfetto, meno male che c'è l'autocura. Concentrati, va, concentrati che noi recuperiamo un po' di. A questo punto continuerei con le frecce e sostituirei lei con Finn. E direi di fare di nuovo il fuoco indomabile su tutti e tre. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dovremmo bloccarli tutti e tre, perfetto. Bravissimo. Vai, attacco di nuovo su tutti e tre. Il prossimo è questo orco. No. Bene. Vai. Continuiamo a interromperli. Ci ha paralizzato, perfetto. Continuiamo però con il nostro fuoco indomabile triplo. Vai. Blocchiamo. No. Maledetto. Sono abbastanza veloci tutti e tre. Bene, siamo messi male. Però fuoco indomabile va fatto.
lo chiamano. Vai Finn, mi raccomando. Oh, li abbiamo eliminati tutti e due. Bene, 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 bene. Allora, sostituzione. No, Rubella, direi Tristis. Perfetto. Attacco. Ci facciamo una bella armatura totale. Sostituiamo anche lui, mettiamo... Passiamo alle maniere forti, passiamo con la guardia. E visto che siamo in vantaggio, recuperiamo un po' di desideri e facciamo il tremore sul gigante. Dopo direi di fare l'armatura gigante anche sull'altro nostro collega lì. Bene, vai con armatura totale anche su Oenius. Benissimo. Perfetto, hanno anche schivato. Vai col tremore. Ci mette tanto a caricarlo, ma è abbastanza prepotente. Abbiamo sbloccato il colpo 2 stelle, vediamo quanti danni fa. Bene, parecchio. E adesso ci stiamo tenendo tutti i danni cattivi per la fine. Sì, 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 attacchi fisici cattivissimi, anzi facciamo entrare anche in campo il golem che ha voglia di schiantare un po' il nemico. Bene, ed è caduto anche lui. Mazza, quanta esperienza. Benissimo. Bene, bene. Ottimo, anzi. Ormai il nostro team è super, super affiatato. Abbiamo ottenuto un altro minerale e nuovi punti abilità. Vediamo cosa succede. Che farà sola abbandonata? Se troppo aspetterà, troppo patirà. Dobbiamo avvisarla, povera sventurata. La ragazza di prima. Allora, va bene ragazzi, io direi che può bastare così per questo gameplay. Vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo episodio di Child of Light. Ciao a tutti.